L'entrata in funzione delle barriere mobili provvisorie rappresenta indubbiamente un punto di svolta per la tutela della Basilica di San Marco, ma la cattedrale ha ancora bisogno di ingenti finanziamenti e di importanti interventi di manutenzione, a tal punto che anche 50 milioni di euro non sarebbero sufficienti a soddisfare tutti gli interventi necessari. L'appello del primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin. Che abbiamo fatto un passaggio importantissimo, che è quello di avere le paratoie che proteggono San Marco, ma dall'altro che il percorso che dobbiamo fare è molto costoso e anche abbastanza lungo nel tempo. Così il prato della Basilica, architetto Mario Piana, ha poi illustrato i principali lavori fatti quest'anno, prima della conclusione del Patriarca. Sono lavori impegnativi sia dal punto di vista strutturale, come quello del lambone, ridare stabilità e consolidamento al lambone, sia dal punto di vista della protezione dei materiali o dell'eliminazione o della riduzione delle cause del loro danno, come per i pavimenti e i mosaici. Sono meno impattanti di quello che poteva sembrare, però la Basilica ha bisogno di essere accolta e poter accogliere i pellegrini anche senza queste divese, che però sono utilissime perché tutelano e difendono la nostra basilica nei momenti in cui ci sono le acque grandi.